Oggi è stato ufficialmente sorteggiato il calendario di Serie A della stagione 2024-2025, ma ripercorriamo insieme il percorso che la Lazio è pronta ad affrontare. Si parte alla prima giornata in maniera soft, dove i biancocelesti tra le mura di casa affronteranno una squadra neopromossa, ovvero il Venezia. I lagunari fanno così il loro ritorno in Serie A dopo 2 anni di assenza e nell'ultimo confronto tra le due squadre, all'Olimpico, finì 1-0 per i padroni di casa, grazie a una rete del solito Ciro Immobile, che con un gol storico raggiunse quota 140 con la Lazio e superò Silvio Piola nella classifica all-time del club. Il calendario per il resto è tendenzialmente equilibrato, ma ci sono due periodi in particolare che potrebbero rappresentare un'insidia, ovvero sul finale del girone d'andata, tra la quindicesima e la ventesima giornata, la Lazio sarà costretta ad affrontare Napoli, Inter, Atalanta ed infine il derby contro la Roma. Anche il finale di campionato sarà impegnativo, con Juve ed Inter nelle ultime 3 giornate. Infine, le due partite più attese dell'anno, l'andata e il ritorno del derby della capitale, che si giocheranno rispettivamente il 5 gennaio e il 13 aprile. Per concludere, la Lazio chiuderà poi il proprio campionato in casa contro il Lecce.